Zumba for Isla giunge alla seconda edizione e il ricavato dell'evento sarà devoluto per sostenere l'assistenza alle persone affette da SLA. Un abbinamento non casuale, quello fra ballo e ricerca scientifica, dal momento che questa terribile patologia colpisce specialmente gli sportivi e quello della Zumba è un mondo pieno di passione e movimento. Una giovane eleva dello stile Zin è entrata a far parte a soli 17 anni della rete nazionale di istruttori. Il suo nome è Aurora e si divide tra scuola e fitness. Ho 17 anni, frequento ancora il liceo, ma nel tempo libero mi dedico a quella che è una delle mie passioni, che è la Zumba. E con la Zumba siamo riusciti a fare grandi cose, tra cui quella che è appunto la manifestazione che avverrà il 2 aprile, Zumba for Isla. L'intento di questa manifestazione è quella di sensibilizzare tutti coloro che ovviamente prenderanno parte e non al tema della SLA, ossia questa malattia che colpisce per lo più sportivi e tutti coloro che appunto vengono colpiti da questa impossibilità di movimento alle ossa, ai muscoli. Noi cerchiamo di sensibilizzare e di aiutare tutte queste persone sia nella ricerca sia con l'ausilio degli assistenti che possano portare a queste persone affette da questa malattia sostegno e aiuto nella vita di tutti i giorni.